Capire cosa significa trovarsi su una monoposto da gara fino a quando non ci si siede al posto di guida non è affatto semplice. Anche per questo, i ragazzi di Slightly Mad Studios, per presentarci al meglio il loro Project Cars, ci hanno invitato a spendere una giornata presso il circuito di Brands Hatch, dove abbiamo avuto la fortuna di prendere parte ad un'esperienza di guida dal vivo e solo successivamente mettere le mani sui pad. Slightly Mad vanta una notevole tradizione in ambito corsistico, cominciata alla grande con i due GTR e continuata, con meno successi ma altrettanta qualità, con i due capitoli di Need for Speed Shift. Project Cars si inserisce in questo percorso evolutivo come la perfetta miscela delle esperienze passate, laddove ad una simulazione rigorosa si abbina l'assoluta devozione alla qualità del comparto grafico e l'intenzione di cambiare alcuni paradigmi del genere. Tra questi c'è la classica progressione proposta solitamente dalle modalità carriera dei giochi simulativi, che i ragazzi di Slightly Mad scansano in buona parte, proponendo un modello in cui macchine e circuiti non sono da sbloccare progressivamente. Il senso di crescita sarà restituito semmai da un sistema che ricalca in maniera molto più realistica la vera carriera di un pilota professionistico, dando la possibilità al giocatore di scegliere vari obiettivi da portare a termine nel tempo che desidererà. Tra questi c'è una modalità tradizionale, nota come Zero to Hero, che permetterà di partire dalla categoria kart per giungere a quella formula, al cui fianco troviamo altre varianti, come la strenua difesa di un titolo iridato per almeno una stagione, o il Triple Crown Goal, che richiederà buone prestazioni in tre diverse categorie corsistiche. Proprio queste ultime rappresentano uno dei punti di forza della produzione, abbracciando kart, Gran Turismo, diverse categorie formula, i prototipi Le Mans e probabilmente qualcosa che ancora non abbiamo scoperto. Una tale mole contenutistica non poteva non essere servita da un notevole numero di tracciati. Già 16 sono quelli confermati, tra realistici e immaginari, e altri arriveranno nella versione finale. Sia che si guidi con un pad sia nella più classica configurazione con playseat, volante e pedaliera, Project Cars colpisce da subito con un modello di guida davvero credibile, in grado di restituire tutto il peso virtuale e l'aggressività delle supercar. Peraltro, grazie ad un menu di gestione degli aiuti di guida davvero sconfinato, l'esperienza può anche essere riportata a ben più miti consigli, adatta anche a piloti meno esperti. Nel complesso, le sensazioni di guida sono davvero soddisfacenti, con l'auto che reagisce in maniera credibile alle sollecitazioni, la parzializzazione del gas e lo spostamento dei carichi assolutamente necessari per affrontare a dovere le curve. Soprattutto a colpire è l'incidenza delle condizioni atmosferiche dinamiche. Oltre ad una drastica riduzione della visibilità, non appena le prime gocce cominciano a bagnare la pista, sul tracciato si formano chiazze di bagnato destinate a complicare la vita, le quali, in caso di un ritorno al sereno, andranno ad asciugarsi progressivamente. Aggiungendo a questo una simulazione della fisica rigorosa, guidare con gli aiuti disattivati significa dover tenere in conto un gran numero di variabili, dal controllo del mezzo al confronto con gli avversari sino alle condizioni mutevoli della pista. Anche l'ora del giorno in cui si corre può avere un impatto importante sull'esperienza, con il tramonto in grado in alcuni passaggi di abbassare drasticamente la visibilità. Ancora da valutare rimane l'intelligenza artificiale avversaria. Purtroppo le demo station non ci hanno permesso di modificare l'impostazione della difficoltà, e a fianco di comportamenti interessanti abbiamo notato anche una certa tendenza a utilizzare traiettorie facilmente sfruttabili da un giocatore a proprio vantaggio. Dal punto di vista grafico, a guadagnarsi il primo posto è naturalmente la versione PC, ma anche su PlayStation 4 l'engine riesce a fare bella mostra di sé. 60 fps stabili, riflessi, particellari di prim'ordine e soprattutto il complesso modello di simulazione della fisica, senza differenza alcuna. Per quanto riguarda il modello dei danni, bisogna accontentarsi di una riproduzione edulcorata dal punto di vista visivo, senza dubbio a causa delle licenze. Peraltro, dal punto di vista prestazionale, la restituzione dei danni è invece sensibile, con lo sterzo che immediatamente perde di precisione dopo impatti importanti, sino ad arrivare alla totale inguidabilità del mezzo. L'impatto con l'opera di Slightly Mad ci ha davvero convinto, sia per lo straordinario livello di realismo messo in campo dalla produzione, sia per la dinamicità delle gare, in grado di cambiare continuamente grazie al clima dinamico e allo scorrere del tempo. Se tutte le componenti dovessero rivelare la medesima qualità di quanto provato, non abbiamo dubbi sul fatto che a partire dal 21 novembre ci troveremo di fronte ad un'offerta irrinunciabile per qualunque appassionato di guida.